grazie a Giovanni Elena che è con noi, Giacomino Martinetto, Vladimir Chiuminato, Enzo Sapia. Oh, no. Poi strada facendo, mi arriva adesso peraltro il messaggio di Giovanni Maria Ferraris, se riesco intervengo volentieri, un abbraccio e saluto a tutti, quindi un saluto da Giovanni Maria Ferraris, che se ce la fa arriva. Aspettiamo ovviamente Luigi Ricca, aspettiamo se riesce Alberto Rostagno a collegarsi con noi. Allora, direi che possiamo intanto cominciare proprio da Giovanni Elena, perché dici che cosa sta succedendo nel mondo del ciclismo, perché del calcio sappiamo tutto, come si mettono, come fanno, come non fanno. Voi come state vivendo questo momento? Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, il momento del ciclismo è un po' il momento come per tutto il resto del mondo. C'è una grande apprensione, gran confusione, e si cerca di trovare delle linee guida che non è così facile da trovare. Non sono così facili da trovare. Stiamo aspettando notizie abbiamo avuto notizie dall'UCI, dall'Unione Ciclistica Internazionale, per quel che riguarda il calendario. Questo è uscito, però un calendario che ha, per quel che riguarda molte gare, delle certezze, per altre non troppe, perché dipende anche dal tipo di governo che c'è in quello Stato. Per esempio la Spagna oggi ha annullato la Vuelta a Burgos, probabilmente per questioni di permessi da parte di prefetture, eccetera, eccetera. Quindi è tutto in via di definizione. E stiamo aspettando quelle che sono linee guida mediche, più che altro, da parte dell'Università Internazionale. I nostri medici, noi in squadra abbiamo due medici, non dico quotidianamente, ma quasi sono in videoconferenza con i medici delle squadre volture, delle altre squadre, per cercare di capire come muoverci. Certo, gli atleti riescono ad allenarsi? Gli atleti fortunatamente nel periodo di quarantena, con i sistemi moderni che abbiamo, sono riusciti ad allenarsi sui rulli. Dal 4 di maggio sono anche su strada, di conseguenza fanno allenamenti normalissimi, anzi è stata una liberazione poter uscire su strada a prendere di nuovo il vento in faccia. Diciamo che dal punto di vista dell'allenamento per noi non è un problema, siamo all'aria aperta, si allena da soli, quindi questo si supera facilmente. I problemi sono gli eventi, i problemi sono gli sponsor, i problemi sono andare avanti però. Sì, i problemi sono gli eventi, per un motivo, da noi facciamo un'attività non al chiuso ma in mezzo al pubblico. Fare un'attività chiusa si può pensare di organizzarla, ma non è così semplice. E credo che sarà però una soluzione di qua a fine anno, se non la vedo, non so come potremo fare diversamente. E poi c'è un'altra questione, noi ci spostiamo di giorno in giorno da hotel a hotel, quindi anche lì io sono già in contatto con alcuni hotel per alcune gare, effettivamente diventa più complicato perché ci sono tutti i problemi di sanificazione che dovremo anticipare noi con la squadra, nel senso che magari mandare delle persone prima a verificare, chiaramente l'albergo che prima ospitava 100 persone adesso ne ospiterà solo 30-40, e quindi sarà tutto più, se si fa sarà tutto più difficile. E poi il ciclismo su strada, così come il calcio, stati chiusi, è una tristezza. Sì, però come si dice in Piemonte, lo dice spesso anche il nostro manager Gianni Savio, piuttosto che niente, ma è piuttosto. Piuttosto, certo. Che potrebbe essere un'altra alternativa. Sappiamo che ci sono dei circuiti chiusi, tipo Misano, tipo Monza, ci sono le piste che abbiamo qua, Giacomino Martinetto, che con il velodromo di Francone potrebbe essere un'alternativa almeno per l'attività giovanile, almeno per quello. Certo, Giacomino, allora voi con la pista invece come siete messi? Allora, noi innanzitutto buongiorno a tutti da parte mia, noi con la pista siamo messi perché per il settore giovanile, per cui il centro di avviamento nazionale, stiamo seguendo l'indicazione dei protocolli che ci ha dato la federazione e li stiamo traducendo con dei protocolli nostri. Per cui un'idea, secondo me, molto fattibile è che per le categorie esordienti e lievi si possa ripartire con gli allenamenti, parlo, il 17 di giugno almeno, questa è la nostra intenzione. Saranno molto selettivi, nel senso che potranno essere massimo dai 10-15 ragazzi, non di più. Abbiamo individuato tre zone, noi l'abbiamo chiamato zona bianca, dove i genitori, chi accompagna i ragazzi,
lasciare l'atleta e poi farà un percorso e potrà accomodarsi sulle figure, per cui la zona bianca è dedicata ai genitori, probabilmente con protezioni personali e distanze di sicurezza. Una zona gialla dove ci saranno i tecnici che accolgono i ragazzi, per cui dove c'è l'officina in sostanza per fare la bicicletta, e per la zona verde che è la zona proprio del velodromo, dove si potrà comunque fare un certo tipo di allenamento, prettamente individuale, con distanziato, eccetera. Certo che sarà molto restrittivo, però è un modo per ripartire. Certo. Io ho sentito, in questi giorni abbiamo fatto un buon sondaggio tra le varie società piemontesi, tra i vari ragazzi, c'è interesse a ripartire appunto perché è un modo di socializzare, per cui di nuovo farli rincontrare, è un modo di fare un po' di attività e non star fermi. Per cui questa è un po' la nostra... Certo, ripartirete da lì. Per quanto riguarda i giovani. Voi eravate al lavoro anche per la 6 giorni, ma come diceva Elena, per quanto riguarda le grandi manifestazioni, lì il calendario è saltato tutto, un po' di confusione, insomma. Noi allora per la 6 giorni era in programma a luglio, per cui adesso abbiamo chiesto a Lucy di spostarlo nel calendario la prima settimana di settembre. Questo spostamento è uno spostamento esclusivamente per prendere del tempo, perché indubbiamente vogliamo capire quali sono, come diceva Primo Giovanni, quali sono poi tutte le disposizioni che ci sono, sia da un punto di vista sanitario, sia da un punto di vista logistico. Di conseguenza, e poi sicuramente l'accesso al pubblico, credo che anche a settembre non sia ancora consentito. Personalmente la vedo molto difficile da organizzare, anche perché c'è un problema di fondo, che sono gli sponsor, che indubbiamente con questa crisi economica, con queste difficoltà magari produttive delle proprie aziende, sicuramente viene difficile andare a sponsorizzare un evento sportivo, territoriale, eccetera, pur importante. Comunque non facile da mettere in budget aziendale in questo momento. Certo. Giovanni, Elena, abbiamo detto degli atleti, ma le società, ci sono società che rischiano di non poter riprendere l'attività, perché dicevamo sponsor, costi, insomma c'è un rischio, si parla sempre di aziende che rischiano di chiudere, c'è il rischio di team che non riescano a ripartire? No, sicuramente io devo ringraziare i miei sponsor, perché vivo in un'oasi fortunata, perché a tutt'oggi riceviamo lo stipendio, che non è una cosa da tutti in questo momento qua, nel nostro settore. Ci sono molte squadre che sono in sofferenza, molte delle World Tour, perché il budget di una World Tour è, quando è basso, 10 volte superiore al nostro, e 10 volte superiore al nostro vuol dire che nel momento in cui c'è un'azienda in crisi, la prima cosa che fa va a chiudere chiaramente quel rubinetto che è la sponsorizzazione, che è la pubblicità, però la pubblicità si fa nel momento in cui c'è liquidità. Ci sono molte squadre che sono in sofferenza, e se non dovesse partire il calendario, non si dovesse disputare un grande evento che può essere un Giro d'Italia, tutti parlano di Tour de France, ma potrebbe essere anche solo un Giro d'Italia, probabilmente molte squadre dovrebbero strutturarsi in modo completamente diverso. E poi c'è una grande sofferenza a livello giovanile. A livello giovanile sicuramente lo sponsor nel 90% dei casi lo fa per passione, e anche qua si sa benissimo che nei momenti di crisi la prima cosa che si toglie è l'ospizio e la passione, purtroppo. E questa è una realtà che pochi ne parlano, ma effettivamente è un grandissimo problema, perché molti ragazzi di 17-18 anni si vedranno probabilmente, se non cambia o se non si evolve in fretta la situazione, si vedranno togliere quello che può essere un sogno, perché diventerà difficile trovare una squadra dove poter correre. Certo, sì, per le società è un grosso problema, per i giovani un po' in tutti gli sport sì. Rischia di diventare un dramma invece. Sì, infatti. E poi il ciclismo è sostenuto da tutta quella enorme quantità di amatori che vanno in bicicletta, che oggi non ci possono andare. Vladimir, ci sono un sacco di gare, che piccole gare, che
al mondo professionistico dicono poco, ma che tengono assieme, che cementano quella enorme platea di gente che poi è quella che vediamo lungo le strade, ad esempio del Giro d'Italia. Come fanno i ciclisti oggi? Che cosa riescono a fare? Gli amatori, ad esempio. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti anche da parte mia. Ma adesso come fanno? Adesso dal 4 maggio si riesce a pedalare. Si riesce a pedalare, io stesso sono riuscito a fare qualche chilometro fuori. Come ti dicevo prima, quando ci stavamo collegando, per fortuna, come ha detto anche il direttore Giovanni, la tecnologia viene incontro a queste situazioni. Durante il lunghissimo lockdown, molti amatori, poi si sa, poi Giovanni potrà dirlo anche, gli amatori a volte hanno delle risorse incredibili, ancora di più dei professionisti, vedi delle biciclette super mega costose o delle altre cose, e allora hanno anche questi rulli anche loro interattivi, dove si sono allenati in modo pazzesco, sa, di gente che ha fatto delle cose straordinarie, non so quante volte i nostri concittadini qua attorno hanno fatto tipo 200-300 volte simulato la salita del castello di Valperga per fare quanti mila metri. Cioè, in poche parole, si sono un pochettino allenati. Dal 4 maggio in poi si stanno allenando. Detto questo, per quello che mi riguarda, l'amatore, lo dice la parola in se stesso, deve essere un amatore. Dobbiamo cercare tutti quanti di fare la nostra parte e gli amatori per primi. Vuol dire stare alle regole e cercare di fare in modo che soprattutto le squadre professionistiche, soprattutto i giovani, abbiano l'opportunità e la possibilità di ripartire, perché se non ripartono loro diventa triste veramente per i giovani, anche per una questione psicofisica, e per i professionisti è il loro lavoro, l'avete detto più volte, un'azienda come la Androni Giocattoli Sidermec, ce lo dirà Giovanni. Non sono solo i 19 o 20 atleti, ma quante famiglie ci stanno dietro a lavorare, penso una quarantina di altre persone, e se non riparte diventa veramente un problema. Certo, allora intanto che noi andiamo avanti a parlare di Giri d'Italia, vi voglio far vedere questa perché chi anche ci segue non può non vedere questa chicca, perché qui siamo nel 1958, stiamo parlando del Giro d'Italia, del passaggio del Giro d'Italia a Castellamonte, e queste immagini sono dell'archivio storico audiovisivo canavesano. Le immagini le girò Carlo De Marchi a colori nel 58. Sono, guardate in mezzo, questa è la carovana. Vedere oggi la carovana di 60 anni fa è impressionante, guardate le moto che c'erano, insomma, delle cose bellissime, guarda, ci sono delle cose bellissime, poi vedremo anche passare i corridori ovviamente, ma c'era la gente, guardate il Giro d'Italia, siamo nel 58, qui la gente che aspetta il passaggio dei corridori, sono immagini che ci riconciliano un po' con l'amore per il ciclismo, ecco, qui le forze dell'ordine già l'apertura sopra, che controllavano di sopra, se non sbaglio era una Topolino o qualcosa del genere, qui le macchine autorizzate. Dimmi. Perdonami, ma una cosa la noto, che le immagini sono straordinarie, perché nel 1958, poi se non vado errato, è via Educa al contrario, esatto. Però una cosa non è cambiata: la gente lungo le strade, la certo. Meravigliosa festa popolare che è il Giro d'Italia. Certo, sì, questo è sempre stato così, ma ne vedremo delle altre, è sempre stato così, ma è bello perché vedi la gente in canottiera e la gente che si è messo la vestimenta, come si dice da noi, per andare a vedere il Giro d'Italia che passava, quindi cioè, è una cosa bellissima. Poi parliamo di un'altra cosa meno bella che ho visto ieri guardando delle immagini dell'ultimo Giro d'Italia, queste però ce le lasciamo andare fino in fondo, queste sono le auto che passavano dopo, guardate, con le biciclette dietro, insomma, cioè,
qui era veramente, ripeto, qui parliamo del 1958. Dicevo di ieri, ecco, parlavamo della gente che segue il ciclismo. Dovremmo anche fare un'opera di educazione chi segue il ciclismo. Ieri ho visto per l'ennesima volta immagini, credo fossero della penultima tappa del Giro d'Italia, di un ciclista caduto per un tifoso che gli correva a fianco e lo spingeva. Insomma, è un bellissimo spettacolo il ciclismo. Possibile che non si riesca a capire che, come non si va in campo a dare un calcio al pallone assieme agli altri giocatori, non si può stare sul bordo ad aspettare che passino... qualcosa, cioè il vero tifoso non va a spingere neanche in salita un suo corridore. I corridori, Elena, come la prendono questa cosa? Diciamo che sicuramente c'è una tendenza ultimamente, perché prima non succedeva così tanto, ultimamente c'è una tendenza, la voglia di protagonismo, perché la voglia di essere poi a casa in televisione per far vedere ai propri amici che hai fatto quel gesto. Che è un gesto di ignoranza, però purtroppo capita. C'è anche da dire che nel calcio non si può andare in campo perché è tutto blindato. Probabilmente lasciassimo un campo di calcio aperto, non so quanta gente salterebbe dentro. Purtroppo questo tutto, avete nominato il fatto dell'anno scorso, ma una cosa più grave, Anibali al Giro d'Italia, al Tour de France 2 anni fa, certo, fatto perdere quello che poteva essere probabilmente un suo Tour de France, probabilmente, dico, in ogni caso è dovuto venire a casa. E si sta cercando di fare cultura in quel senso, perché sia il Giro d'Italia che il Tour de France mandano degli spot con i corridori che chiedono più attenzione. Certo. Speriamo che venga recepito e non si vada in quella direzione, via sia uno spot di qualche anno e poi si torna un attimino indietro a quello che era il pubblico più civile, come abbiamo visto in quelle immagini di prima. Certo, anche perché ci sono delle immagini bellissime in cui si vedono peraltro, dovrebbe esserci anche Luigi Ricca che si sta collegando, in cui si vedono peraltro sulle salite queste sentieri che si aprono, queste sì, schiere che si aprono al passaggio dei corridori, ordinate, bellissime, perché quasi che si apra un'ala di fronte ai corridori. Ecco, queste sono scene belle, quelle della gente che si mette a correre meno. Sì, infatti, ma io in macchina purtroppo per fortuna sono in bici perché non faccio fatica. Ma io stesso in macchina, quando mi trovo in mezzo a gente che si apre in quel modo lì, ti vengono i brividi, perché percepisci veramente una... però limitatissimi quelli che non esistono, speriamo che non esistano più. Certo, speriamo che sia così. Intanto salutiamo Luigi Ricca che è arrivato. Ecco, grazie, scusate, ecco. Saluto tutti, ho avuto qualche problema di connessione, vi chiedo scusa. E adesso arriva anche, e adesso aspetta, che ti sei perso un filmato bellissimo, ma ne abbiamo altri da farci vedere, ma aspetta perché adesso, se non sbaglio, stava cercando di arrivare anche Giovanni Maria Ferraris. E quindi vediamo se riesce ad arrivare anche lui. Intanto noi abbiamo incominciato a parlare ovviamente della situazione del ciclismo di oggi. Abbiamo rivisto immagini storici di un video del 58, addirittura di un passaggio del 58, però era un passaggio. Qui parliamo di tappe del Giro d'Italia, allora beccatevi questa me la ricordo bene perché io sono andato a vederla. Qui parliamo del 76, Gimondi Maglia Rosa a Ozegna, tappa vinta da Rick van Linden, a Ozegna in volata e ripartenza da Castellamonte. Allora, se riesco ed è, ed è passato, se ti interrompo, su per la serra. Va bene. E allora, intanto bene Gimondi Maglia Rosa. Lo vediamo assieme. Le immagini sono di Emilio Champagne, sempre dell'archivio storico audiovisivo canavesano. E questo era l'arrivo di Ozegna. Ti ricordi, ricordava qualcuno prima i ricchi e poveri sul palco, cose bellissime. Qui
qui siamo su quella che era la circonvallazione di Ozegna, si chiamava. Qui non c'erano neanche tutte, per ritornare al discorso che facevamo prima con Giovanni Ele, non c'erano neanche tutte quelle transende, eppure la gente era ordinata, la gente rispettava, c'erano delle fettucce. Non mi ricordo, ci fu l'invasione dopo l'arrivo, però c'era un altro modo di seguire, ecco, questa immagine veramente, i ricchi e poveri a Ozegna sono storici, queste sono immagini storiche. Qui se pensiamo che un passaggio fu del 58, qui siamo nel 76, qui c'era Bozzello che voleva a tutti i costi che il Giro d'Italia passasse da Castellamonte, fu trovato poi il compromesso dell'arrivo a Zegna e della ripartenza da Castellamonte. Luigi, il ruolo degli amministratori per questi eventi è fondamentale. Certamente è fondamentale. Io dico solo che non posso. Vai pure. Nel 76 è stato il primo anno in cui io sono stato eletto sindaco, il 15 aprile del 76. Quindi per me, dal punto di vista dell'amministratore, non c'ero ancora dentro tutti i meccanismi. E pensare di vedere l'arrivo del Giro d'Italia, pensavo fosse una cosa che non dipendesse tanto dagli amministratori, ma quanto da una programmazione, diciamo così, di carattere sportivo. E allora ero soprattutto tifoso. Mi ricordo che andai, se ricordo bene, era proprio 76, vidi benissimo in un tornante della Serra Felice Gimondi in maglia rosa. Certo. Che era la partenza, che la partita lì probabilmente andavano verso il Biellese. Certo, da Castellamonte a Rosio era la tappa, sì, mi pare. Può essere. Castellamonte a Rosio, se non ricordo sì, male. Sì, Castellamonte a Rosio, che poi vinse De Vlaeminck. Ah, sì. Memoria storica. Vladimir è una memoria storica. E Gimondi vinse quel giro, Vladimir, o sbaglio? Sì. Vinse, vedi, no, lo sapete. Quindi vedemmo passare Gimondi in... in maglia rosa, arrivare Gimondi in maglia rosa e però certo che, il ruolo degli amministratori visto da oggi è fondamentale, per l'esperienza che ho avuto dal 2013 quando portammo la tappa del Giro d'Italia per la prima volta di Ivrea, poi successivamente a Rivarolo, poi gli altri appuntamenti che ci sono stati, l'ultima la partenza da Ivrea l'anno scorso. Direi che è un ruolo fondamentale perché, a parte gli aspetti di carattere organizzativo, la raccolta dei fondi, il coinvolgimento degli amministratori è fondamentale per promuovere non soltanto il ciclismo in quanto tale, in quanto sport, ma anche come strumento per promuovere un territorio. La visibilità che si ha con una tappa del Giro d'Italia è straordinaria, e se si riesce a dare seguito alla visibilità del momento con poi una serie di altre manifestazioni collaterali, altre iniziative, il territorio ne guadagna enormemente dal punto di vista di quella che è la sua promozione. Certo, intanto che noi commentiamo, faccio vedere immagini che faranno piacere anche a Martinetto. Questo qua era una clip che avevamo fatto per l'ultimo poi Giro d'Italia, faceva rivedere un po' tutte, ma c'è questo arrivo a Ceresole Reale che pochi si ricordano del Giro Donne, Giacomino. Questo perché poi ci ricordiamo tutti dell'ultimo arrivo a Ceresole, ma qui arrivarono per prime le donne a Ceresole. Ma questo è stato un po' uno spartiacque, credo che sul nostro territorio vediamo appunto l'arrivo ha portato un seguito veramente importante e di lì si è creata anche una sinergia con il territorio canavesano, noi del velodromo, Cedie Cese, che ha aperto un po' le strade poi tutti gli eventi che sono susseguiti. Certo. Di Italia di Ivrea, di Rivarolo. Vediamo adesso, infatti. Non dimentichiamo il Gran Piemonte, che ormai è quasi una realtà.
Certo, il Gran Piemonte, i campionati italiani, abbiamo avuto i campionati, quindi qui ci sono, c'era un po' la storia delle ultime grandi manifestazioni, prima ovviamente dell'arrivo di Ceresole, questo era l'arrivo di Rivarolo, insomma abbiamo avuto parecchi eventi, di pure... Ma adesso io questo volevo dire, perché nel 2009 a Ceresole arrivò anche il Giro della Valle d'Aosta, un 2009 dove vinse la classifica finale del Giro della Valle d'Aosta un certo Thibaut Pinot, e questo è importante. Però, come dice giustamente Giacomino Martinetto, il 2011 con l'arrivo di Tappa e la partenza il giorno dopo dal velodromo, del Giro Donne fu un po' lo spartiacque di nuovo di una nuova era canavesana sul Giro Rosa, che sia Giro Rosa Donne, Giro Rosa maschile, comunque fu veramente uno spartiacque. D'altronde poi di lì si cercò di movimentare la cosa, nel 2012 ci fu di nuovo una tappa bellissima, il Giro della Valle d'Aosta a Rivara, se vi ricordate. Sì. Ci fu grande fermento, i complimenti vanno soprattutto a questi organizzatori che hanno dato di nuovo, come Giacomino che qua rappresenta, ma anche a tutti gli altri che hanno dato di nuovo linfa al canavese in bicicletta. Perché da lì... Se posso dire una cosa? Certo. Quando nel 2013 io proposi un arrivo di tappa in canavese, lo proposi proprio sulla spinta dell'arrivo del Giro Donne a Ceresole, e la proposta non era tanto l'arrivo di Ivrea inizialmente, ma l'arrivo del Giro d'Italia a Ceresole, e anzi volevamo andare già al Nivolè allora. Poi gli organizzatori di allora mi dissero no, non si può fare lì, optammo per l'arrivo ad Ivrea con la ripartenza il giorno successivo, che poi fu annullata perché ci fu poi un trasferimento, perché il comune dove doveva arrivare la tappa in partenza di Ivrea non fu più inserito e ci fu poi trovare. Però la spinta venne appunto in quegli anni lì, nel 2011, con l'arrivo a Ceresole del Giro Donne. Io conoscendo, avendo la fortuna di conoscere la potenza organizzativa, e non voglio dire la ricchezza organizzativa, ma la potenza organizzativa del velodromo di Giacomino Martinetto e dei suoi, che sono dei carri armati, messi assieme a Ricca, Rostagno, poi il sindaco di Allier, Bairo, insomma tutta questa gente, Vladimir, messi assieme due macchine da guerra così, è chiaro che non poteva che venire fuori qualcosa di buono e di ripetitivo, perché ci abbiamo quasi fatto l'abitudine a questi giri in canavese. Giovanni, Elena, parlaci un attimo dei tuoi ragazzi, però. Voi quest'anno avevate preparato una stagione, vi aspettavate qualcosa, anche perché per un ciclista, che quanto va la sua carriera? 10 anni la carriera di un ciclista? Perdere un anno è perdere molto. Diciamo che 10 anni sono già la carriera di un gran ciclista. Di solito andiamo sui 6-7 anni, 8 anni. Quindi, noi siamo partiti bene. Diciamo che molte volte il ciclismo si identifica con il Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna, Milano Sanremo, ma pensate che il giorno del lockdown noi avevamo già fatto 39 gare. 39 gare di cui vinte 10, 11, 12, non sono statistico, quindi lo faccio fine anno, lo faccio fare Gianni Saglio, che è più bravo di me. Con vittorie anche importanti, con Miguel Flores per esempio alla Vuelta a San Juan, dove con molte formazioni World Tour, quindi eravamo su una buona strada. Chiaramente si puntava a quello che è per noi sempre un obiettivo, che è il campionato italiano a squadre, dove eravamo già in testa, una gara sola si è fatta, la Iguaglia, quindi eravamo in testa, e poi quello che erano le gare importanti del campionato italiano, tra cui chiaramente il Giro d'Italia. Chiaramente una delle cose più brutte che puoi fare un atleta è togliere l'obiettivo. Nel momento in cui gli togli l'obiettivo, veramente c'è da... Vi assicuro che è stato da un lato anche bello poter lavorare nel periodo di questi 2 mesi, perché
hai dovuto fare un lavoro completamente diverso dal solito, cercando di porre a tutti gli obiettivi, che può essere anche solo, non faccio il nome della piattaforma perché sennò farei pubblicità, ma stabilire degli allenamenti su queste piattaforme ormai dove si condividono gli allenamenti, le uscite, prendersi in giro a vicenda sulle varie chat, e tenere un obiettivo, fare più o meno quello che erano le mie informazioni, passarle ai ragazzi, le nostre informazioni passarle ai ragazzi, di modo che l'obiettivo fosse almeno quasi visibile in mezzo alla nebbia. Certo, anche perché si sfidavano su queste piattaforme, si sfidano veramente. Sì, si sfidano, sono veramente realistiche, perché poi alla fine noi su una in particolare abbiamo addirittura la nostra maglia, quindi... E poi ci sono degli aneddoti particolari, per esempio un mattino Gavazzi, per un allenamento particolare che doveva fare alle 7:30, mi chiama verso le 11, mi fa: Giovanni, tu non ci crederai, ma alle 7:30 ho trovato Sprafico a New York, perché è l'altro compagno di squadra, perché dice, sull'applicazione aveva visto che mi stavo allenando, si è vestito anche lui, è salito sui ruoli anche lui, e quindi si sono sfidati, quindi cose un po' particolari. Chiaramente ne facevamo volentieri a meno, però piuttosto, sempre quel discorso di prima, piuttosto che niente, mai piuttosto, sicuramente sì. Tanto per ricordare qualcosa e per andare avanti a vedere un po' di immagini, ma ci parliamo sopra, mi piace, perché me lo chiede il nostro presidente Eugenio Bozzello, ci tiene molto, mi piace ricordare un ciclista castellamontese, ovviamente, adesso ve lo faccio vedere, che ovviamente Silvio Boni. Questa è un'immagine tratta da un giro dell'Appennino del 64. Tu, Vladimir, hai presentato una serata per ricordare Silvio Boni proprio a Castellamonte. È bello, perché poi noi parliamo di quelli che ci sono ancora quando andiamo nel Ciriacese, soprattutto. Però Boni... Ma io penso... No, io ho avuto la fortuna di presentare tre serate su Silvio. E una con lui in vita e una invece purtroppo dopo il 2014, che è scomparso in aprile. E quella che lui era in vita, forse nel 2013, c'era ospite Franco Balmamion e Italo Ziglioli a Castellamonte. Franco Balmamion, che resta ancora attualmente uno dei più grandi interpreti del ciclismo canavesano, perché con vincitore di ben due Giri d'Italia, ma non ha bisogno di presentazioni, il grande Franco. Però per quello che riguarda la nostra terra, Castellamonte, Rivarolo, l'Alto Canavese, diciamo così, e qui chiedo a Giovanni se è d'accordo con me, Silvio rimane il ciclista professionista più importante della nostra zona, no? Immagino, Gio, che mi dai ragione. Ma... Allora, io Silvio ho avuto la fortuna di conoscerlo, innanzitutto come papà di mio compagno di squadra, perché Fabrizio Boni correva con me. E per racconti fatti da parte di altri corridori, non suo, perché lui era un silenzioso, quindi difficilmente raccontava molte cose, se non qualche aneddoto simpatico, ma non relativo alle prestazioni. Lui era uno di quelli che avrebbe potuto fare molto, molto, molto di più a livello professionistico. E purtroppo ha fatto delle scelte, purtroppo è stata una scelta sua, quindi ha fatto delle scelte diverse e di conseguenza la sua carriera è stata molto breve. In comune con i grandi corridori che abbiamo in Piemonte, che sono Balmamion, Ziglioli, lui, c'è sempre una schiettezza particolare, nel senso che loro in tre parole ti sistemano la situazione, ti guardano in faccia e dicono: le parei, effettivamente c'è poco da discutere, hanno delle certezze, non dei dubbi, sia in negativo che in positivo, perché ti stroncano una tua convinzione, oppure ti dicono: guarda, ti hai ragione, vai avanti su quella strada. È una cosa che veramente accomuna i grandi, grandi campioni, ma io parlo dei piemontesi, ma è una cosa che ho trovato, per esempio, in quelle poche parole con cui ho scambiato con Felice Gimondi. Quella schiettezza proprio che non ha, che è particolare, che ti fa ricordare. Silvio era veramente uno di questi. Cioè, tecnicamente era molto, molto... Bastava uno sguardo, capiva molte cose. Certo. Vladimir, tu hai... dimmi Luigi. Volevo dire una cosa su Boni, perché avete fatto bene, certo, certamente a ricordarlo. E al di là delle sue qualità da ciclista, che io non ho seguito proprio troppo da vicino, lo leggevo su un giornale locale, sulla Sentinella, su altro, poi da professionista, ma io ho avuto il piacere di conoscerlo anche come persona dopo,
soprattutto, e devo dire che così come era un grande campione, era una gran persona, una splendida personalità, come ce ne sono pochi. Ecco. Certo, ma come lo è del resto Franco Balmamion, quando lo sentiamo, sempre molto disponibile anche lui. Poi i ciriacesi vogliono vantare un primato di campioni, perché ne hanno veramente tanti loro, nei ciriacesi, quindi vantano... Giacomino è già da quella parte lì, è già zona ciriacese, quindi rispetto a noi canavesani che siamo di qua, lui è già ciriacese, quindi dice no, i grandi campioni li abbiamo avuti noi qua, abbiamo avuto 4-5 grandi campioni, però... I numeri dicono così. I numeri dicono così, no, non importa. Noi però abbiamo il Nivolé, Nivolé del quale Giovanni Elena si ricorda, io non ho tirato fuori le immagini, perché noi abbiamo fatto una simulazione per un ipotetico arrivo del Tour de France al Nivolé, non so se Elena si ricorda, era stata una giornata bellissima. Mi ricordo, sinceramente non mi ricordo di preciso l'anno, però mi ricordo che avevamo fatto la cronometro, praticamente simulato una cronometro da Ciresola al Nivolé, e è stato carino perché oltre noi eravamo su con quattro professionisti. Sì. Un moldavo, che poi è quello che ha fatto il miglior tempo, Svetkov, poi c'era Frapporti Marco, c'era Sella e non mi ricordo il quarto, forse Nardin. Però c'era una scuola di ciclamatori, nel senso che si vede, qualsiasi cosa facciamo in canavese legata al ciclismo, si muove sempre una montagna di pubblico, di ciclamatori, di appassionati delle biciclette. E torno al discorso che abbiamo fatto prima relativo al fatto di come si allenano gli amatori. Io in questi giorni qua sono uscito anch'io in bici perché purtroppo il tempo ne ho, e io per strada ho incontrato veramente tantissima gente in bici. Infatti parlando con l'azienda che ci fornisce le ruote, che si chiama Amiche, abbiamo proprio affrontato questo discorso, dice pensavamo di aprire in crisi, invece stiamo lavorando 12 ore al giorno, perché effettivamente il movimento ciclistico si è mosso subito, e quindi questa è una cosa positiva, soprattutto per i nostri sponsor. Certo. La parentesi volevo fare relativa al discorso di prima. Certo. Vai, Brady. Ma ritornando un attimo a Ciresole, ti ricordi Giovanni quella cronoscalata lì? La inventammo un po' insieme, no? Ti ricordi che avevamo chiamata in quota sul Gran Paradiso, e non vado oltre che ti ricordi era per il discorso delle biciclette, no? Collegare la cosa. E mentre che ci sono, mi piacerebbe anche ricordare una persona che durante quella giornata avevamo organizzato insieme, poi lui è stato bravissimo a riorganizzarla in modo eccezionale, che è Andrea Basolo, perché bisogna effettivamente dare a Basolo quello che è di Basolo, perché il giro 2019, poi arriveremo comunque grazie a lui, e già grazie a lui quel giorno riuscimmo a fare una bellissima manifestazione con, se non vado errato, 250 amatori che scalarono il Nivolé. Anche perché avere la strada chiusa per arrivare su fino a là, insomma. Non sapete quanta fatica abbiamo fatto a organizzarla. No, e peraltro abbiamo visto gente andare su forte fra gli amatori. Cioè c'è gente fra gli amatori che pompa quando va in bici. Effettivamente la possibilità di sfidarsi con un professionista dà degli stimoli in più, quindi certo. Il giorno lì qualcuno si è messo veramente. Bisogna effettivamente riconoscere che la spinta iniziale è stata veramente l'arrivo del Giro Donne, e successivamente tutto un insieme di iniziative che hanno portato, perché come dicevate prima era già arrivato il Giro della Val d'Aosta, il Val d'Aosta è arrivato anche nell'86, però effettivamente il primo input è stato l'arrivo del Giro femminile. Quindi. Certo, partito da Giacomino, la tua organizzazione, adesso bisogna, dicevamo, ripartire con i giovani. Voi ripartirete, Giacomino, con i giovani, hai detto, soprattutto, quindi si potrà fare qualche manifestazione, qualche evento almeno per i giovani? Sì, come ho detto prima, noi con i giovani ripartiamo agli allenamenti 17, sulle manifestazioni... Il velodromo in questo momento è sicuramente improbabile, perché non ci sono le condizioni, non ci sono le condizioni di sicurezza. Poi comunque sarebbero
delle gare individuali, tipo inseguimento, chilometro da fermo. Certo. Tanto con l'attuale norme, gare di gruppo non si può fare. Qui vediamo una notturna dei campionati italiani, che sono un'altra chicca che avete portato al velodromo. Sui giovani, diceva Elena, bisognerà fare molta attenzione, perché se non si riesce a dare loro qualcosa adesso rischiamo di perdere una generazione o quasi di ciclisti. Questo è soprattutto importante. Queste hanno ancora le immagini. Beh, ecco, guare così certamente non si potranno fare, almeno per un bel po', anche per i giovani. Tutti insieme così impossibile. Tutti insieme così sarà impossibile. Per quanto riguarda gli amministratori, Luigi, le manifestazioni che si facevano sul territorio, noi prima parlavamo anche di amatori, di gare amatoriali, di incominciare a far ripartire in qualche modo il ciclismo, però ci diceva giustamente Giovanni, Elena, si deve fare senza la gente, come si fa? È impossibile pensarlo. È impossibile pensarlo ed è sempre più difficile organizzarlo, per quanto riguarda le questioni di sicurezza, e soprattutto diventa difficile mettere insieme 80 o 90 partenti, più parliamo per esempio del trofeo Angelo Ricca, che era programmato quest'anno il 23 di agosto a Bollengo, un appuntamento al quale hanno partecipato l'anno scorso appunto 85-90 corridori, era per esordienti, e con la parentela provenienti dalla Liguria e soprattutto dalla Lombardia, oltre che dal Piemonte e della Valle d'Aosta. In questo momento è impensabile mettere insieme una adunata di persone così ampia e proveniente da così diverse regioni. Quindi anche questa è una delle manifestazioni che abbiamo rinviato. Un'altra manifestazione che salta era quella programmata a giugno, sembra il 9 al 10 giugno, la 100% donne, con 100 chilometri, con 100 donne alla partenza, e organizzata dalla Paola Gianotti e dalle sue amiche. Non ci sono le condizioni oggi, purtroppo, per dare seguito alle manifestazioni che c'erano. Speriamo che l'anno prossimo si possano ricordare. Non si perdano, ecco. Ci perdiamo un anno comunque, che è un anno importante, è questo che dobbiamo metterci in testa, anche se, diceva Giovanni, Elena, speriamo che almeno un grande giro per i professionisti si possa fare. Il discorso è, a livello professionistico, si sta pensando di fare chiaramente con costi a carico delle squadre, tutto un insieme di test sierologici / tampone, ripeto, a carico della squadra, non a carico del sistema sanitario, perché ci mancherebbe ancora, di modo che sia in sicurezza almeno su quelli che sono gli atleti del gruppo. Sul ciclismo amatoriale in questo momento qua c'è da ripensarlo semplicemente come ciclismo turistico, promuovendo le nostre zone che hanno veramente una potenziale enorme, e pensarlo nel singolo gruppo, singolo, o addirittura la singola persona che viene accompagnata in qualche modo nelle nostre valli, che veramente sarebbe ha un potenziale enorme ed è ha uno sbocco di lavoro anche per i nostri giovani qua nelle nostre valli. Questo dovrebbe, secondo me, dovrebbe, ma questo ci andremo sicuramente in quella direzione lì, perché, ripeto, io da quando abbiamo fatto la Rivolge d'Italia, ma già anche solo Ivrea, vedendo il Cinque Laghi da sopra, l'arrivo a Rivarola e poi come ultimo l'arrivo al Nivolè, quando sono in Belgio non mi capita di non trovare mai nessuno che mi chiede quelle zone lì come sono tutti abbastanza interessati, quindi se ci fosse effettivamente una volontà di andare in quel senso, probabilmente avrebbe un grande sbocco. Certo. Giovanni, perdonami, solo perché Giovanni ha dato un grande spunto, quello del ciclismo amatoriale, che adesso dobbiamo vederlo sotto un'altra ottica, però io penso che ci sia già un modo per affrontare questa cosa in modo simpatico, determinato, come è il cimento. Il cimento Luigi Ricca lo conosce, perché è organizzato da Luciano De Bernardi. Sì. Abbiamo fatto una serata, vero Gio?
quest'inverno. Il cimento praticamente sarebbe poi ci si iscrive e poi ognuno in autonomia fa una serie di salite in base a quante che sono determinate da un calendario e le fa a suo piacimento. Alla fine, quando uno ha raggiunto tot salite, viene premiato in una serata. Io penso che sia un modo molto carino, molto simpatico e anche stimolante per un amatore fare una cosa del genere, scoprire la natura, scoprire luoghi che magari uno non li conosce neanche, perché a fare il cimento vengono gente anche al di fuori del territorio canavisano e piemontese. E potrebbe essere una soluzione di vedere il ciclismo amatoriale anche in ottica di turismo vero e proprio, come sosteneva prima Giovanni, sia a livello passionale atletico, sia come turismo stesso e come diceva Ricca. Mi sembra un gran bella sollecitazione, quindi quella del cimento me l'ero dimenticata prima, è fatto bene. Perché forse è un meccanismo che si collega anche con quanto diceva, credo, Giovanni prima, che c'è tanta gente sulle biciclette oggi in giro. Io sono uscito ieri a farmi i miei chilometrini, che faccio ogni 2-3 giorni, ma io non ho mai visto tanta gente in bicicletta come in questo periodo. Non so se è perché c'è gente in più che si è avvicinata alla bicicletta, prima lavoravano e quindi probabilmente distribuivano le presenze su strada in un modo diverso. C'è gente che magari in questo momento è ferma col lavoro. Però non ho mai visto tanta gente come adesso. Pensare di fare scoprire il territorio con un'attrattiva che venga da fuori, come tipo quella di fare un tot salite sul nostro territorio, come quella del cimento promossa da Albiano, potrebbe essere davvero una delle strade per avvicinare, unire la promozione del territorio con l'esercizio fisico, insomma, con la passione. Esatto. Sì, se poi ci mettiamo le piattaforme che diceva Giovanni, nei quali ci si può proprio sfidare, queste no, non sono costose, queste sono piattaforme nelle quali gli amatori potrebbero in qualche modo costituire i loro gruppi e sfidarsi, farebbero delle vere e proprie gare. Quindi, ma lo fanno. Lo fanno già. Ecco, questo... Voglio rendermi antipatico. No. Secondo me il ciclismo amatoriale deve dare una svolta netta e togliersi l'agonismo. Bravo. E andare verso veramente quello che è l'amatore. Io non sono filo francese, nel senso che i francesi a volte hanno una presunzione che, specialmente sul ciclismo, vedi Tour de France in questo momento qua, che può un attimino infastidire. Però ci hanno insegnato una cosa, le partenze alla francese nelle Gran Fondo, che vuol dire che ognuno col proprio gruppettino, che possono essere 4-5, decide di partire dalle 7:30 del mattino alle 10:30, partono quando vogliono, così non c'è l'assembramento, fanno un percorso più o meno protetto e si fanno magari la mangiata, che adesso vedremo se sarà possibile, e diventa veramente un ciclismo da amatore. Nessuno esclude che non si vada forte, per l'amor di Dio, però non c'è la classifica, non c'è la premiazione, c'è semplicemente la passione di andare in bicicletta, che poi l'esasperazione a quel livello lì porta veramente a quelle che sono poi delle cose negative. Lo so che in questo momento mi rendo antipatico, perché c'è chi vuole sempre mettersi alla prova, ma si può mettere alla prova lo stesso, non riesce sul giornale, però c'è il risultato. No, ma poi sai, dici una cosa saggia, perché tu poi... io non voglio mettere il dito in una piaga, ma la ricerca da parte dell'amatore della prestazione porta poi a pratiche che non sono certo d'accordo, pratiche da sposare. Quindi non è importante bombarsi per andare un po' più forte, è importante andare. spero che non si arrivi a quel livello lì, perché saremo veramente... Siamo quasi riusciti a sconvincere nel professionismo, non vedo perché, però effettivamente l'esasperazione, ma su tutto è negativa. Certo, ma infatti quella del cimento potrebbe essere una soluzione importante, perché ci si può sfidare personalmente, e lo dice uno che quando sale in bicicletta dimentica tutto, cioè nel senso che mi dà noia è una cosa brutta, però si va in giro e si cerca sempre di far dare il massimo. Però quello che dice Giovanni è estremamente importante, è l'amatore deve fare l'amatore, come dicevamo all'inizio.
l'amatore adesso deve imparare a vivere una nuova epoca, imparare anche da questa situazione, secondo il mio positissimo parere, e trovare la soluzione di valutare un turismo diverso, perché fare una salita e andare, che ne so, alla Cialma, dai, parliamo così, potrebbe essere divertente lo stesso, perché farla in 30 secondi in meno dello scorso anno è comunque sfidare se stesso, sfidare le proprie capacità. Nel frattempo non si va a creare nessun altro problema, lo si fa tutti i giorni che si vuole, e si può avere anche l'opportunità di guardare il territorio e di stare in compagnia. Sì, perfettamente d'accordo. Allora, cioè, bisogna incominciare quindi a dire che c'è l'agonismo, che è quello dei professionisti, dei dilettanti, dei giovani, cioè delle squadre, dei team che si avviano, se vogliamo, al professionismo, perché poi dietro al professionismo c'è tutto un movimento, da quello giovanile a quello dilettantistico, che però è su quella strada. E poi ci sono gli amatori, che sono i tifosi veri, non i cretini ai bordi delle strade, quelli che fanno il tifo, non quelli che vogliono farsi vedere in televisione, e che poi si sfidano fra di loro, che sfidano se stessi, insomma, che amano il ciclismo. Peraltro, Giacomino, gli amatori, è una cosa che mi sono sempre chiesto, possono andare in pista? Assolutamente sì, noi abbiamo 2 giorni a loro dedicati sulla pista, e c'è un nostro collaboratore che è Andrea Rastello, che segue questo tipo di attività. Comunque, ricollegandomi un attimo prima al discorso amatori, credo che non tutti i mali vengono per nuoceri. In questo periodo che siamo rimasti fermi, credo che tutti abbiamo capito cosa voglia dire l'aspetto motorio e approfittarne di poterci muovere liberamente. Visto comunque dopo questa apertura che la gente ha proprio il piacere di pedalare o di camminare, di scoprire un po' la natura e questi posti meravigliosi che sostanzialmente noi abbiamo. Credo che un turismo di movimento, un motorio così organizzato, possa avere un futuro. Il futuro del ciclista turista, credo, sia appunto per un territorio un percorso quasi obbligato. Io ho avuto modo di lavorare un certo periodo con la struttura dello sviluppo del canavese. Abbiamo visto che ci sono nel nostro canavese dei percorsi stupendi, basta trovarli, scoprirli, ma specialmente mapparli. E se si avesse anche qui una sinergia totale tra amministratori, futuro operator, nostre società sportive con dei riferimenti, sicuramente si potrebbe creare non dico un business, ma comunque un'opportunità sicuramente di fare economia, un'opportunità di far conoscere il territorio, un'opportunità di far conoscere tutte le attività commerciali che girano attorno al turismo della mobilità, qui alberghi, piccoli ristoranti, ma anche l'aspetto culturale. Pensiamo cosa non abbiamo noi in canavese, tra castelli, percorsi religiosi, eccetera. Qui, secondo me, visto che abbiamo Ricca, che è un amministratore anche importante per la nostra zona, credo che la sinergia tra i territori, tra i vari amministratori, possa essere assolutamente utile, pensando dopo questi eventi del Covid, un tipo di turismo, un tipo di attività completamente diverso. Certo, bisogna un po' creare una cultura di questo nuovo ciclismo. Invece, Vladimir, tu hai sentito Bernard, a proposito di campioni, invece, tu lo senti, anche credo Elena magari lo senta, li sentite ogni tanto questi campioni che magari sono un po' delusi? Ma allora, io ho sentito Egan, sono 15 giorni fa,
personalmente al telefono, e Sosa invece ci siamo sentiti ieri sera. Poi sentiamo Giovanni, che probabilmente l'ha sentito anche lui. Delusi, certo, un atleta è uno di quegli animali da che vogliono lottare tutti i giorni per raggiungere l'obiettivo, a maggior ragione una persona come Egan Bernal, che l'altro anno ha vinto il Tour e voleva prepararsi in modo scrupoloso per rivincerlo. Bisogna che cambia tutta la preparazione, ma qui Giovanni ce lo spiega molto meglio di me. È chiaro che un ottimo atleta deve essere anche quello che sa adattarsi alla situazione. Egan mi diceva appunto che subito quando hanno chiuso il lockdown anche in Colombia si è fermato una settimana senza bici, quando invece c'erano dei suoi compagni, i suoi che continuavano a pedalare tantissimo sui rulli, lui si è fermato una settimana per poi partire sempre a casa ancora sui rulli, però ha staccato un attimino, come se fosse stato un po' una situazione in inverno, e ha ripreso, adesso sta pedalando con la voglia di tornare l'Egan Bernal che tutti conosciamo. Certo. E Sosa uguale, mi dice che loro in Colombia possono uscire i professionisti, ma anche gli amatori dalle 5 di mattina alle 8 di mattina. Quindi, Elena, come vivono questo momento, soprattutto quelli che avevano aspirazioni di vittoria? Ecco, io immagino uno, tu lo conosci bene perché ce l'hai avuto, come Egan Bernal, questo doveva essere il suo anno. Perdere un anno così, perdi mezza carriera. Mezza carriera no, perdi un anno importante. C'è da dire una cosa, che Egan, ma oltre a Egan e il suo preparatore, è stato intelligentissimo, ed è la stessa cosa che io ho passato subito ai miei corridori, nel senso che quando è successo il fatto del lockdown ho detto: ragazzi, facciamo finta che siamo a novembre, inutile che andiamo a ricorrere una forma eccezionale, quello che sia, tanto non si sa quando si inizierà, facciamo finta che siamo a novembre, andiamo a cercare di recuperare quelle che sono le nostre lacune dal punto di vista fisico, quindi può essere anche solo palestra in casa o quello che sia, ma è inutile che stiamo qua a impazzire. Egan l'ha fatto anche lui subito, penso che l'abbia fatto anche Sosa. Io li sento ogni tanto, sinceramente, però mi limito a qualche battuta, qualche cosa sul come stai, o magari dove sei adesso, dove sei andato, no, ma come sta tua mamma o come possa essere, perché lascio fuori l'aspetto tecnico con loro. Sento i miei colombiani, uno mi stava chiamando adesso, in particolare Miguel Flores, perché adesso c'è anche un problema di trasporto aereo, loro fino al 31 di agosto hanno i voli intercontinentali sono bloccati e stanno organizzando con tutti gli altri ciclisti colombiani, sono un centinaio che dovrebbero muoversi per vari motivi, un volo che venga verso l'Europa, quindi stanno cercando di stabilire una data per quello. Chiaramente spostando l'obiettivo, come ho detto prima, diventa sempre più difficile. Sta nell'intelligenza del preparatore, barra corridore, focalizzare un obiettivo un po' più a lungo termine, e nel caso di Egan, con 23 anni, il lungo termine ce l'ha tranquillamente, perché lui veramente i 12 anni di carriera davanti ce li ha ancora. Certo. Quest'anno, dal punto di vista proprio tecnico, sarà un anno particolare, perché avremo delle sorprese, perché se si parte come si deve partire, effettivamente si vedrà chi è in grado di fare il professionista senza correre, e non è facile, quindi magari salterà fuori qualche nome che non ce l'aspettiamo, perché è quello che è stato in grado di arrivare con una preparazione come se avesse 2 mesi di corsa alle spalle, simulando l'allenamento, facendo sacrifici non indifferenti, perché simulare una corsa in allenamento c'è da farsi veramente, da fare veramente una gran fatica. Certo. Vedremo chi sarà in grado di fare la differenza, però ci sono anche degli atleti in cui questo poteva essere magari l'ultimo o il penultimo anno, per loro invece è durissima anche riuscire a motivarsi, anche in un fine stagione. Sì, allora, per un professionista che può essere l'ultimo anno, ne sono convinto che ha talmente grandissima esperienza che se volesse, poi bisogna vedere il lato economico e il lato delle squadre, ma se volesse fare ancora un anno non ci sono grossi problemi. Io invece mi metto nei panni di un under 23 che ha il quarto anno,
che è quindi praticamente l'ultimo della sua categoria, e si trova, adesso si sta parlando di aggiungere un anno, quindi fare gli under 24, ma effettivamente questi ragazzi qua psicologicamente non so come la stiano gestendo, perché vuol dire magari aver corso 10 anni dai giovanissimi fino ad arrivare a under 23, nel momento in cui hai la speranza di passare al professionismo e sei bloccato. L'altro giorno mi ha chiamato un giornalista per un'intervista chiedendomi i nomi di giovani promettenti, e ho avuto difficoltà a rispondere, perché in questo momento qua io posso dirti, noi abbiamo firmato con due ragazzi, Conca e con Leoni, che sono under 23, ma hanno già firmato l'anno scorso per il 2021, ma in questo momento dove come faccio ad avere un riscontro su quali possono essere i giovani? Impossibile. Quindi, certo. Quindi la risposta è non lo so. Certo, e perciò per loro... Mi medesimo nella testa di questi ragazzi qua, per loro penso che stia nella categoria più in sofferenza. Certo, i giovani sono quelli che quindi la pagheranno di più ancora dei professionisti, e certamente degli amatori saranno loro a pagarla di più. E questo è un problema per chi come te, come la tua squadra, sui giovani avete sempre puntato, perché poi reperirli diventa poi difficile. Sì. Allora, un anno per noi, un anno perso sui giovani non è un grandissimo danno, perché abbiamo tanti giovani in squadra, abbiamo già, ripeto, due giovani che arriveranno nel 2021, quindi, però, ripeto, sul singolo invece io mi faccio sempre l'esempio di Fausto Masnada, lui è passato professionista con noi l'ultimo anno da Under 23, diciamo per il famoso rotto della cuffia. Sì. Se gli fosse successa una cosa del genere, lui adesso non sarebbe professionista. Quindi, certo. Il rosso di buia. Anche rosso di buia, certo. Sì, Alessandro De Marchi. Tanti corridori ottimi professionisti che hanno avuto un'opportunità, l'ultima opportunità, che questi oggi non potranno avere. Allora, per andare in chiusura di questo nostro incontro, perché ci siamo fatti questa oretta di chiacchierata, vedo che c'era anche Giovanni Maria Ferraris che tentava di collegarsi, ma probabilmente è ancora impegnato, perché magari ci ascolta ma non riesce a collegarsi. Io farei un'ultima carrellata per cercare di mettere insieme un po', riepilogare quello che abbiamo detto, partendo da Ricca. Quindi il territorio potrà fare qualcosa? Il territorio come può muoversi, i sindaci, gli amministratori, per cercare di aprire le porte a questo sport, che non può essere fatto ovunque? Si parlava anche di circuiti, magari inventarsi qualche circuito cittadino, abbiamo il velodromo, poi sentiremo, ma inventarsi qualcosa che possa riportarci. Sì, io credo che Giacomino prima ha detto una cosa estremamente importante, mappare i percorsi, mi sembra che l'abbia detto lui, e fare finalmente un'azione concreta per promuovere quello che da tanto tempo si dice, la bellezza del territorio, i percorsi che ci sono sul territorio, sull'arco canavesano, magari facendo riferimento a strutture sul territorio come quella del motovelodromo, come punti di riferimento, per partire, per farne la base, per dire adesso voi da qui potete con la bicicletta andare a visitare questo piuttosto che l'altro, piuttosto che l'altro, e unite l'utile, diciamo, della pratica fisica sportiva a magari alla riscoperta enogastronomica del territorio, le sue bellezze culturali e altre cose. Io credo che dovremmo cercare di cogliere in questo passaggio epocale come un'opportunità per fare squadra, metterci insieme e dare organicità a delle iniziative che adesso sono sporadiche e che invece possono essere un momento di attrazione per il territorio, messe insieme ad altre iniziative sul piano culturale, sul piano recreativo. Ma c'è una platea di tanta gente che va in bicicletta che, se opportunamente coinvolta, può essere un elemento attrattivo veramente. E faccio sempre l'esempio di quando sono andato a fare un convegno sui piccoli comuni, organizzato da me allora come presidente dei piccoli comuni in Italia, e a Riva del Garda. Poi sono andato da turista, ho trovato tantissimi
turisti là con la bicicletta, che erano lì non perché andavano in bicicletta, perché erano lì che facevano i turisti, andavano, sono venuti lì per andare in bicicletta sui percorsi che sono stati mappati, attrezzati sulle colline, sulla montagna di attorno a Riva del Garda. Possiamo farlo anche noi qui con le nostre colline e con un paesaggio che offre tante opportunità in più. Anche. Certo. Quindi, Giacomino, si può pensare di reinventare anche il velodromo come punto di partenza di questi, non solo come pista, anche perché serve un punto di partenza? Ma il velodromo può essere un punto di partenza, uno dei tanti punti che si possono toccare con questo eventuale progetto di mappatura. Sicuramente è un punto di riferimento perché è molto legato alla bicicletta, alla storia della bicicletta, comunque anche una cultura sportiva della bicicletta, come dicevamo prima, del CD Ascese, cioè, c'è una storia, c'è una tradizione in tutto questo. Legare a questa tradizione ad un aspetto turistico ambientale con un motor vietà insieme sicuramente può essere un aspetto vincente. Anche perché assieme al Nivoleo oppure il Pian della Mussa, se vogliamo parlare, abbiamo scoperto Pian del Lupo col Giro d'Italia, abbiamo le salite della Serra nelle Porediese che col Giro d'Italia abbiamo riscoperto. Insomma, abbiamo parecchi percorsi che possiamo fare, ritornare a fare, anche nella zona di Rocca, Corio, da quelle parti lì. Ricordi l'anno scorso, 2 anni fa, con la randonée che volevamo replicare quest'anno, siamo riusciti a tracciare circa 50 chilometri nel Parco delle Valdi. Cosa impensabile, abbiamo riscoperto dei sentieri militari. Ecco. E anche questa è una storia, una tradizione che nessuno conosceva, grazie a delle persone che ce l'hanno segnalato siamo riusciti a recuperarla. È stata una bella giornata, ma è una bella giornata di riscoperta di valori che nemmeno noi che viviamo sul territorio si conosciamo. Certo, sicuramente c'è questa possibilità. Per gli amatori, ha già detto Luigi, ovviamente Vladimir, però tu che frequenti le squadre, anche i gruppi degli amatori, c'è davvero la possibilità che il ciclismo amatoriale vada su questa strada, cioè sulla strada del divertimento e non dell'agonismo? Io me lo auguro, è difficile mettere tutti d'accordo perché lo sappiamo benissimo che l'agonismo è il sale, no? Un pochettino anche degli amatori, però io mi auguro proprio che si arrivi a questo, le famose randonnée che parlava prima Giovanni, ma un esempio sul territorio, lo voglio fare subito facile. Quando Giovanni ha portato Egan e poi tutti i ragazzi dell'Androni a Buasca, frazione di San Colombano Belmonte, dove noi chiamiamo tutti Buasca Team, ha risvegliato e ha fatto conoscere questo piccolo centro, 150 anime, c'è un ristorante dove vivono abitualmente i ragazzi colombiani e il ragazzo costaricense tutto l'anno, ragazzi, è una concentrazione, no? Come si dice, dei professionisti, e in quel luogo che nessuno conosce, in questi 2 o 3 anni sono venuti tedeschi, francesi, addirittura 2 australiani, degli spagnoli, tutti per fare Pian del Lupo, per fare il Nivolé, per fare la Chalma, per fare Pian Tonetto. Come diceva Ricca e come diceva giustamente anche Martinetto, le opportunità ci sono, bisogna trovare le risorse, cioè bisogna trovare, dare l'opportunità a gente come il ristorante Buasca, ma altri che hanno voglia di fare questo, di avere qualche soldino per poter investire su questo tipo di manifestazioni, che poi potrebbe essere 2, 3, 4 persone assistite, gestite da una persona capace e che conosce il luogo, e portarli in giro. Questo potrebbe essere anche un nuovo frontiera per gli amatori. Io penso che sia così anche. Certo. Poi sentiamo Giovanni, che lui... Cioè, io direi di chiudere proprio con Giovanni. Dimmi, sì, certo. Velocissima.
Ci sono gli amatori che vedono l'agonismo disperato, gli altri che abbiamo detto, ma oggi ci sono anche moltissime persone, uomini e donne, che scoprono la pedalata assistita. E con questi, che forse è una parte del ciclismo non agonistico, è tutto un altro settore, ma dal punto di vista della promozione del territorio e dell'utilizzo della bicicletta come mezzo per la mobilità dolce, potrebbero essere molto importanti. Ma infatti sì, il discorso di investire, degli amministratori che sappiano dare delle risorse, era anche in questo senso, cioè poter dare dei soldi a qualche imprenditore capace per cercare di valorizzare il territorio anche attraverso questa mobilità sostenibile che è le bike. Certo, anche perché questa è una realtà che davvero può portare gli amatori fuori dalla competizione, perché qui chiaramente parliamo di bici assistita e poi qualcuno vuole anche riuscire a fare le gare in questo campo qua, però se me ne danno uno col motore vado anch'io su fino al Nivolè, però è un'altra cosa, non sono è più... Sono cose diverse, cioè ecco, le bike... Certo. Deve essere una cosa che le bike dà l'opportunità a gente, certo, che tutta la settimana lavora, tutta la settimana non riesce ad allenarsi, certo, ed affrontare delle salite, dei percorsi che altrimenti non potrebbe fare, non perché non sarebbe in grado di fare, perché magari tutta la settimana se quella persona lì potesse allenarsi sarebbe magari bravissimo, molto più bravo di altri, però se non si può allenare perché per motivi di lavoro non può uscire, prende le bike e si diverte facendo una salita importante e in quel momento fa del movimento che in questo ultimo periodo abbiamo scoperto così importante. Certo, sì sì, le bike è certamente uno degli sbocchi di quel ciclismo amatoriale. Io volevo finire con Giovanni Elena perché insomma intanto abbiamo parlato di e-bike, le bike qualcuno lo voleva anche inserire nelle gare, c'è anche qualche professionista che l'ha provato, ma insomma ha niente a che vedere col vostro mondo. No, beh, c'è il giro Enel che praticamente anticipa le tappe del giro, ma è una promozione di questi mezzi che effettivamente sono quelli che devono permettere, come diceva prima Vladimir, a chi non riesce a fare determinate salite magari di poterle fare, ma mi piace pensare alla moglie del ciclomatore che vuole andare e in questo modo può accompagnarlo senza fare una fatica enorme, oppure per riuscirci ad arrivare in cima, quindi... È una cosa, sono benvenute le bike, certamente sì, anche solo per il trasporto cittadino, perché alla fine poi sono un mezzo di trasporto pulito. Allora io chiuderei con te, che ci hai già detto che andrete sperando in un giro, almeno in una grande corsa a tappe per questa fine stagione. Se non ci sarà la grande corsa a tappa, però riuscirete a concludere almeno il campionato a squadre, qualcosa? Ma noi, allora, teoricamente noi abbiamo un calendario che inizia da metà luglio. Da metà luglio con una sessantina di gare tra Giro Italia, eventi italiani e qualcosina all'estero tra Ungheria, Romania, Francia, Spagna. Quindi la voglia di iniziare da parte degli organizzatori, da parte dell'Unione Ciclistica Internazionale c'è e da parte della squadra la programmazione c'è. Quindi siamo in questo. Dico, quella direzione. Hanno diverso frase di prima, piuttosto che niente, ma piuttosto e via. Certo. Io vi ringrazio di avermi coinvolto. Io ringrazio tutti voi perché questa bella chiacchierata, Giacomino, Luigi, Vladimir, Enzo. E soprattutto a te. E speriamo di ritrovarci, ma questa volta però al velodromo in una gara anche virtuale. Adesso ci inventeremo il modo magari di riuscire a fare in diretta le gare virtuali, chissà che non troviamo un modo di coinvolgere i ciclisti così per far vedere qualcosa di nuovo anche da noi. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao, ciao, ciao.